Tre ore di angosciose ricerche di un bimbo di 6 anni caduto in un dirupo innevato sul Monte San Vicino. Alla fine ritrovato sano e salvo. È la sera del gran finale a Sanremo. Tra poco inizia l'ultima serata. Collegamento con i nostri inviati poco prima del via della grande kermesse. Oggi la giornata mondiale del malato, occasione di riflessione e di valutazione sullo stato di salute della nostra macchina sanitaria. La riapertura del supermercato di Pianello di Ostra, segnale confortante, la voglia e il coraggio di risorgere dopo i gravi danni dell'alluvione. Esordio vincente contro il Perugia del nuovo tecnico Roberto Breda, l'Ascoli si impone per 1-0. Bentrovati a questa seconda edizione di All News. Fin qui avete sentito i titoli. Saluto gli ospiti di questa sera. In presenza, in studio con me c'è Fabiano Gobbi, l'assessore del comune di Tolentino al commercio e alle attività produttive. Buonasera assessore. Buonasera, grazie dell'invito. Buonasera a tutti i telespettatori. In videocollegamento saluto Ferruccio De Cadillac, presidente del Tribunale della Salute delle Marche. Buonasera presidente. Buonasera e buonasera. Ben trovati. Buonasera a tutti, sì, ben trovati a tutti. Avete sentito però oggi l'apertura è dedicata ad un fatto di cronaca che per fortuna si è risolto in maniera estremamente positiva, perché è una vicenda che ha quasi dell'incredibile ma che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti, un piccolo miracolo. Vediamo il servizio. Sono state davvero ore drammatiche quelle di questo pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.45, per tutta la regione. Un bimbo di 6 anni sul Monte San Vicino, nella zona della Grotta di San Francesco, è scivolato in un dirupo pieno di neve, facendo un volo di diversi metri e scomparendo alla vista dei genitori, sembra siano di Osimo, e poi dei primi soccorritori. È immediatamente scattata la macchina dei soccorsi. Vigili del fuoco, un elicottero decollato da Fabriano, soccorso alpino, hanno ingaggiato una drammatica lotta contro il tempo, non conoscendo neppure le condizioni del piccolo, che sembrava introvabile. Solo dopo 3 ore di intense ricerche il bimbo è stato individuato, miracolosamente sano e salvo tra la neve che ha probabilmente attutito la caduta e ha risposto alle urla dei soccorritori. Era nei pressi di un abbeveratoio alla ricerca disperata dei genitori che lo hanno così potuto riabbracciare. Un finale quasi insperato. I sanitari ora stanno accertando le condizioni del piccolo, che però sembra non aver riportato altro che qualche piccola contusione e un notevole trauma psicologico. Una storia davvero a lieto fine. Dopo l'incontro di ieri al Ministero con Salvini, da lunedì riprenderanno i lavori nel tratto killer dell'autostrada 14 a Grottammare, con alcuni correttivi nella speranza che siano sufficienti ad evitare altre tragedie. Da quello che si apprende, sul tratto compreso tra Pedaso e San Benedetto del Tronto sarà avviata l'ultima fase di adeguamento alle normative europee e nazionali delle gallerie in direzione sud. Gli interventi avranno termine il 19 febbraio. In orario diurno 6:22 verrà garantito al traffico l'utilizzo di entrambi i fornici, dove sarà percorribile una corsia per ciascun senso di marcia. Nelle fasce orarie con flussi più intensi potrà inoltre essere attivata una corsia supplementare nella direzione di marcia con flusso prevalente. Le attività saranno effettuate in fascia oraria notturna grazie all'installazione di uno scambio di carreggiata. Successivamente sarà concordata la modalità del proseguimento dei lavori nel tavolo interregionale istituito dal Ministero. E tutto questo sperando che appunto quella situazione si risolva al più presto. Sono scesi in strada, è proprio il caso di dirlo, anche i sindaci, perché chi amministra ha l'onere e l'onore di prendere delle decisioni. Qui voglio per una prima battuta chiamare in causa l'assessore Gobbi, che è con noi questa sera, assessore di Tolentino, eletto nel giugno del 2022, una nuova squadra, appunto oneri e onori. Assolutamente sì, è una nuova squadra, la giunta Mauro Sclavi è il nostro sindaco e sì, è un onore, ma è altresì un grande onore rappresentare i tanti cittadini che ci hanno dato la loro fiducia, ma anche quelli che non ce l'hanno dato. Convincerli. Siamo amministratori di tutta la città.
Andiamo avanti, mancano davvero pochi minuti all'avvio dell'ultima serata di Sanremo, la finalissima. Ci chiede la linea urgentemente Marco Zingaretti, approstato nei pressi dell'Ariston. A te Marco. Ciao Manolita, grazie per la linea. Siamo giunti all'ultimo collegamento qui da Sanremo. Beh, questa non è la scalinata dell'Ariston, ma è pur sempre un'importante scalinata di questa prestigiosa città. Un'altra giornata ricca di tanti incontri. Tra pochissimo vi faremo vedere delle clip esclusive che abbiamo girato appunto in queste ultime ore e posso dirti che c'è tanto fermento per la finalissima di questa sera. Tra qualche minuto partirà la finalissima appunto di Sanremo 2023 e a voi un regalo con 5 protagonisti di questo festival. Vi mandiamo i contributi di Mr. Rain, Paola e Chiara, Lazza, LDA e poi i favolosi Cugini di Campagna. Tra pochissimo. E qui con me Mr. Rain, una grande rivelazione di quest'ultimo festival. Notizia di pochi minuti fa, sei primo su Shazam e TikTok. Sono senza parole, non sapevo nulla e sono veramente sconvolto perché è una settimana ricca di bellissime cose, è una settimana che mi porterò nel cuore sempre, anche perché Sanremo era un palco che sognavo da molto tempo e quindi sto coronando un sogno, sono veramente al settimo cielo. Un bel furore questo Sanremo. Grazie, sì, ci stiamo divertendo tantissimo. E tu come sta andando questa esperienza sanremese? Da Dio, siamo molto felici. Un bacio. Grazie, in bocca al lupo. Ciao. Ciao. Grazie. Beh, ci fai un saluto, Lazza. Ciao. Come sta andando questo festival? Ho paura. Soddisfatto? Sto facendo intervista. Direi di sì. Super soddisfatto. Futuri? Progetti futuri? Tour, che è già pieno praticamente. E disco nuovo, vedremo. Ciao LDA, un saluto. E come sta andando questo un festival? Un salutone, da Dio. Ci regalate 20 secondi il vostro brano, Lettera 22? Sì, ma io tra un pochetto sai. In tre è difficile, però ci riusciamo. Dai. E non era mai il momento giusto. E non era mai il momento giusto per parlare. Non lasciarmi solo. Siamo ancora in diretta qui da Sanremo, questa era una piccola anticipazione di quello che poi andrà in onda martedì prossimo nello speciale Sanremo 2023 sulla nostra emittente TVRS canale 13 alle ore 21. Ed ora vi lascio con i pronostici che abbiamo raccolto oggi pomeriggio qui per le vie di Sanremo, dopodiché la linea può ritornare a te in studio, grazie. Il vostro verdetto per questa sera? Penso Mengoni. Anche io. Idem. Mengoni vincente, assolutamente vincente. Lazza. Sicuramente Grignani. Il vostro verdetto per questa sera? Difficilissimo, battaglia serrata, vinca il migliore. Vincerà Mengoni questa sera il festival? Grazie. E veniamo a questa importante giornata mondiale dedicata al malato. L'assessore Filippo Saltamartini in una nota ricorda che nelle Marche 180.000 persone sono state ricoverate in ospedale, a cui si aggiungono oltre 55.000 tra day hospital e day surgery nelle Marche. In una giornata longeva come la nostra, ha detto l'assessore, la giornata mondiale del malato è particolarmente sentita. Abbiamo una popolazione ultra 65enne che supera il 25% del totale. La speranza di vita è di 80,8 anni per gli uomini, ben un anno in più della media nazionale, e di 85 anni per le donne contro una media di 84. È normale quindi che il nostro sistema debba imparare a convivere con le patologie che aumentano all'aumentare dell'età. Un sistema che comunque sembra essere all'altezza delle sfide future. Giancarlo Trapanesi. La quotidiana ed eccessiva frequenza delle giornate mondiali dedicate a qualcosa rischia di far passare in secondo piano quelle che hanno davvero un significato profondo come questa, la giornata del malato. Ovvio che non sia né celebrativa né festiva, ma momento di riflessione la cui sostanza è nelle parole di Papa Francesco che vogliamo riportare. La malattia fa parte della nostra esperienza umana, ma essa può diventare disumana se è vissuta nell'isolamento e nell'abbandono, se non è accompagnata dalla cura e dalla compassione. Quando si cammina assieme è normale che qualcuno si senta male, debba fermarsi. È lì, in quei momenti, che si vede come stiamo camminando, se è veramente un camminare insieme.
Le Marche della sanità sono giustamente preoccupate per le lunghe attese per la diagnostica. Stanno cambiando politica di approccio, dalla centralizzazione che ha causato danni pesanti alla più diffusa presenza territoriale. Hanno seri problemi di personale, ma come verificato durante il periodo della pandemia e come accade tutti i giorni nei pronto soccorso, hanno personale medico e paramedico di grande sensibilità e generosità. E nella giornata del malato occorre sottolineare la dimensione umana e appunto compassionevole della nostra educazione sanitaria. E comunque rispetto a regioni più grandi siamo dotati di strutture moderne in corso di completamento e di alto livello. Una situazione insomma complessivamente positiva, ma da noi occorre riconoscere la sensazione resta quella del camminare assieme, salvo rari casi fisiologici. Dunque operatori sanitari in linea con la tradizione di approccio umano e sensibile della nostra regione, ma sanità marchigiana che sta attraversando un periodo di ripensamento e ristrutturazione. In questa giornata del malato abbiamo voluto sentire il parere del Tribunale della Salute sulle maggiori criticità. Abbiamo in videocollegamento Ferruccio De Cadillac che ne è il presidente. Allora presidente, in questa giornata cosa è importante evidenziare? Evidenziamo che la macchina della salute sarebbe da revisionare. Nelle Marche abbiamo delle lunghe liste d'attesa, abbiamo mancanza di medici e di personale infermieristico, e anche medici che ci sono ma preferiscono uscire dagli ospedali e andare nella sanità privata. Purtroppo andando avanti con i tempi, il problema dei medici, delle cure è rilevante e questa mancanza appunto di medici aumenta il disagio della popolazione. Senta, voi vi occupate anche dei giornalisticamente definiti casi di mala sanità. Nelle Marche ce ne sono? Sì, ce ne sono, ma noi filtriamo molto questo approccio tra il paziente e la direzione delle varie strutture. Quindi sì, qualcuno ce n'è, però non è un grosso numero. Restano i disagi che appunto ci diceva lei e dei quali ci occupiamo, anche le attese al pronto soccorso, questa difficoltà anche nel trovare i medici della sanità pubblica, no? Mentre nel privato il discorso è diverso. Pronto soccorso di Torrete, la media è 7 ore di attesa per un codice verde, bianco non esiste, l'attesa. E qui però, specialmente di notte, avere uno o due medici sono troppo pochi rispetto alla popolazione e alla pienezza della sala d'aspetto. Per i medici, poi, molti medici sono a gettone, arrivano da fuori, vengono pagati a gettone e poi se ne vanno. E anche lì, insomma, ecco, cerchiamo di aprire questa università a più ragazzi in modo tale che cominciamo insomma un po' a girare il tutto. Anche gli infermieri mancano e sono stanchi, grossi turni di lavoro. L'altra sera sono stato lì al pronto soccorso di Torrete, le due infermiere del triage effettivamente poverine non sapevano dove battere la testa, tra le ambulanze che arrivano. Certo, gli operatori sono anche loro sotto stress, poi ovviamente veniamo dal Covid, comunque possiamo ribadire che il Tribunale della Salute e poi altri strumenti aiutano anche a chi incappa in qualche problema. Sì, noi cerchiamo di dare una mano a tutti, però effettivamente noi siamo una piccola associazione che ci battiamo per garantire i diritti del malato. Esatto, che è il diritto alla salute e alla cura, che è addirittura in Costituzione, quindi
deve essere garantito e tutelato. Grazie per questo contributo, Presidente, buon lavoro a lei e alla sua associazione. Ringrazio tutti e alla prossima. Grazie. Assolutamente. Allora, Assessore, invece adesso torno da lei perché appunto ci stiamo occupando di tanti temi, quello della sanità, per esempio in un territorio come Tolentino, ricordiamolo che nel 2016 è stato colpito dal sisma, lei si occupa di attività e commercio, ma è nella macchina ora amministrativa, e a che punto è la ricostruzione? Glielo chiedo subito. Allora, la ricostruzione, anche se inizialmente sembrava abbastanza lenta, adesso sta prendendo una forte accelerazione. Per quanto riguarda la sanità, diciamo, quanto mai la Giunta Sclavi è proprio di questo settore. Sappiamo il nostro caro sindaco e tutto il suo lavoro che ha fatto, abbiamo in giunta un grande assessore, dottoressa anche lei, quindi è un argomento molto molto sentito e dibattuto spessissimo in giunta. Grazie ancora Assessore, la ritroverò più avanti. Ora andiamo a Pianello di Ostra, una delle località più colpite dalla tremenda alluvione del 15 settembre. Ieri si è riaperto il supermercato che era stato gravemente lesionato e che è un po' il fulcro della vita del piccolo centro. Vediamo il servizio. Quando arrivi in certi posti è come se l'aria si facesse più rarefatta, più pesante. L'incontro con chi ha avuto paura di morire, con chi qualcuno lo ha perso davvero, con chi pensava di non avere più nulla, non può lasciare indifferenti. A Pianello di Ostra l'acqua del 15 settembre scorso ha spazzato via ogni cosa e oggi, a quasi 5 mesi di distanza, c'è una quotidianità nuova e una consapevolezza diversa. La riapertura del supermercato, letteralmente distrutto dalla furia del fiume, non può passare inosservata, perché è anche da qui che le persone, le famiglie, gli anziani hanno ricominciato a vivere. L'affetto per Aldemiro e Gigliola, i titolari, e per i 5 dipendenti che hanno spalato il fango dal giorno dopo senza sapere se avrebbero avuto ancora un lavoro è grande, forte più dell'acqua di quella notte maledetta. L'affetto della gente ci ha dato la forza di riaprire. Vi ha convinti? Sì, sì, sì. Forse il giorno dell'inaugurazione, ma ogni giorno vedete facce felici. Sì. Infatti è bello anche rivedere i clienti che si incontrano fra di loro, chiacchierano, che avevano perso questo punto di riferimento. Ah, tristissimo, guarda, è una cosa... abbiamo anche pianto tutti quanti. Comunque è stato uno strazio, a vedere dall'alto pure tutta quell'acqua. Mamma. Abitavo qui prima dell'acqua, adesso sono a 2 chilometri da qua, a Casine. Ha dovuto lasciare casa? Sì, la mia era proprio completamente distrutta, lì dove sono morti quei 3 ragazzi, erano 3 del mio condominio. Quindi una tragedia. Una tragedia che ancora ci sono tornata oggi per la prima volta, ma non vedo l'ora di andare via perché è un dolore troppo forte. Isabella, da quanto lavora qui? 10 anni. Il giorno dell'inaugurazione avete ricevuto tanti fiori, tanti regali, ce n'è uno in particolare. Sì, un quadretto con una bella frase. Le cicatrici sono il segno che è stata dura, il sorriso è il segno che ce l'hai fatta. Bentornati. Torniamo in studio per una notizia di cronaca. Un 56enne di Massignano in gravi condizioni a causa di un incidente stradale avvenuto questa notte a Grotta a Mare, alla rotatoria nei pressi del casello dell'A14 sulla statale. L'uomo alla guida della sua auto, con un tasso alcolemico 5 volte superiore al consentito, ha centrato in pieno la rotatoria rovesciandosi. È arrivato lo spazio dedicato anche a voi, TV RS. Conoscete questa zona del telegiornale che si avvale dei vostri filmati? Allora scriveteci, contattateci, mandateci dei video con il telefono in orizzontale, ci raccomandiamo sempre per una miglior resa, il numero WhatsApp è quello che vedete in sovraimpressione e poi noi, come facciamo in questa occasione, vi proporremo come Io Reporter.
Queste immagini ce le manda Maurizio da Macerata. In una chiesa di San Giovanni Gremita è stata celebrata questa mattina dal vescovo Monsignor Nazareno Marconi la Santa Messa in occasione della 31esima giornata mondiale del malato, di cui ci siamo già occupati. Molte volte ho visto a Macerata il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, ha detto il vescovo un po' a sorpresa, riferendosi all'opera umile, laboriosa e modesta di molta gente che si è posta al servizio degli altri con fratellanza ed umiltà al servizio degli altri. Erano presenti tanti operatori sanitari, tante associazioni di categoria ed anche tanti infermi che hanno ricevuto l'unzione. Oggi si parla di unzione degli infermi per allargare lo sguardo all'esperienza della malattia e della sofferenza. Ringraziamo Maurizio per la preziosa collaborazione. Il sabato c'è un appuntamento con la rubrica di Manuela Cermignani, Benessere. Oggi torniamo sull'argomento dello stress. Che cos'è e quali sono le differenze e quando effettivamente non ha solo esclusivamente eccezioni negative, lo abbiamo già visto col dottor Pietro Literio, che ci aspetta in collegamento anche oggi. Dottore, ma capiamo e comprendiamo meglio la sua parte organica, perché lo stress è un processo organico, biochimico. Sì, l'ha descritto molto bene l'inventore dello stress, Hans Seyli, questo medico endocrinologo che praticamente ha scoperto che di fronte alle sollecitazioni ambientali e ai cambiamenti che richiedono uno sforzo adattivo per noi tutti, l'esempio è il solito Covid, la prima reazione a livello organico è uguale per tutti. Si ha la produzione, cioè di noradrenalina, di adrenalina, questi due ormoni, e poco dopo, diciamo dopo 15-20 minuti, in secondo tempo, quindi la seconda via, la produzione di cortisolo. Sono questi i cosiddetti ormoni dello stress. Allora, se prodotti per un breve periodo di tempo, questi ormoni, come dire, facilitano l'adattamento, producono una reazione di allarme che coincide proprio con l'istinto di attacco-fuga. Mi preparo a fronteggiare o anche a fuggire dal pericolo, dai cambiamenti, quindi a difendermi. Se questa reazione però a livello organico ha specifiche, uguale di fronte a tutte le sollecitazioni ambientali e i cambiamenti, dura per troppo tempo, in particolare la sovrapproduzione di cortisolo e produce immunosoppressione, cioè si riduce il sistema immunitario e le cellule del sistema immunitario, in particolare i linfociti T e i linfociti B, anche già nella saliva, nella periferia del corpo. È stato visto addirittura che dopo 48 ore, di fronte a uno stress acuto, intenso, il volume, come dire, di una ghiandola linfoide, che è il timo che sta dietro lo sterno, si riduce della metà e si riducono anche milioni di linfociti T e B che ci difendono dai virus, dai batteri. È chiaro che di fronte a questa reazione di stress cronico verso cui andiamo ci si può difendere con diverse strategie che la persona può mettere in campo. Perfetto, dottore, quindi torneremo sull'argomento per andare a esaminare passo dopo passo quelle che sono le prevenzioni e le consapevolezze da utilizzare per quanto riguarda la gestione dello stress. Grazie, dottor Pietro Literio, e noi ridiamo la linea al nostro TG All News. Eccoci in studio. Allora, assessore Fabiano Gobbi, Tolentino, abbiamo detto di questa ripartenza, facciamo qualche esempio concreto di qualche evento che ci sarà magari nei prossimi giorni? Allora, siamo tutti pronti per il carnevale, quindi è una ripartenza, è un carnevale che abbiamo voluto insieme a tutta la città, a tutte le sue associazioni, a tutti le sue contrade, i suoi quartieri. Ritorna nel centro storico, ma si svilupperà anche in altre parti della città, come il Castello dell'Arancia, il Circolo Cittadino in Centro e il Palazzetto dello Sport. Appuntamento quando? Il carnevale inizia sabato 18 con il primo appuntamento al Castello dell'Arancia, carnevale dei bambini a cura di Arte e Cultura, che è un'associazione, serate piene di veglioni per ragazzi e meno ragazzi, domenica il gran carnevale in piazza con la sfilata dei gruppi
mascherati e martedì gran finale con il carnevale dei bambini al palazzetto dello sport. Ci sarà da divertirsi, lei all'assessorato al commercio e alle attività produttive. Non è semplice in questo momento, no? Soprattutto magari nei centri. Allora, in quanto intanto una parte di questo assessorato è un po' la mia vita privata, quindi io sono artigiano e ho una piccola aziendina, quindi su questo la zona di Tolentino ha un po' meno sofferenza, anzi al contrario, siamo in mancanza di personale. Il commercio, soprattutto in questo periodo in riferimento alle utenze, è molto molto in sofferenza, ma anche oggi una piccola luce di nuovo si riaccende con un nuovo locale dedicato ai ragazzi, quindi c'è sempre una luce di speranza. Locale dedicato ai ragazzi? Ragazzi, come dico io, 0-99 anni. Ok, e che si occuperanno di che cosa? Beh, diciamo un locale di intrattenimento, una sorta di somministrazione con della musica, eccetera. E invece l'altra notizia che riguarda Tolentino è il punto Yacht, giusto? Di accoglienza turistica? Sì, è il punto informativo turistico in piazza che l'amministrazione, la Giunta Sclavi ha voluto, tra l'altro era nel nostro programma elettorale, ma ha voluto dedicarlo ai ragazzi, a una nuova associazione di ragazzi molto giovani in piazza, fermo restando i ringraziamenti da chi per tanti anni ha saputo gestirla e ha saputo far vivere la piazza. Grazie all'assessore Fabiano Gobbi per essere stato con noi, appuntamento a grazie Tolentino, a ma non solo per il carnevale. Noi invece adesso andiamo a scoprire l'edizione 2023 del ROF a Pesaro, che sarà una specie di preapertura dell'anno in cui Pesaro sarà capitale della cultura. Dunque il ROF di quest'anno, davvero in tutti i sensi, è un cantiere aperto e in continua evoluzione. Ne abbiamo parlato oggi con il presidente del Rossini Opera Festival, Daniele Vimini. Pesaro è capitale italiana della cultura 2024, un riconoscimento che arriva dopo quello di Città della Musica UNESCO. È una notevole vetrina internazionale, sono tante le iniziative, le ristrutturazioni e i lavori di abbellimento. Per Casa Rossini si parla di un restauro da 92.000 euro. Sono partiti i lavori per la pulizia della facciata, il recupero degli infissi e il consolidamento delle parti in marmo e del balconcino. Si dovrebbero concludere per le festività pasquali. Il museo Casa di Rossini, anche con le impalcature, resterà aperto per le visite. Un intervento necessario, anche questo reso ancora più urgente da qualche distacco degli eventi sismici. Ora sarà rinforzata la struttura storica, una casa che ha secoli di storia, quindi anche delle attenzioni da prendere. È nota l'indisponibilità del Teatro Rossini per il ROF, il Rossini Opera Festival, dell'agosto 2023. I lavori occuperanno tutta l'estate. Entro marzo riaprirà la Sala della Repubblica. Ho messo a bilancio anche come Comune di Pesaro, 250.000 euro per un intervento di micropari, quindi per andare a creare delle fondazioni. E con gli ultimi terremoti, insomma, un po' come la sabbia in un secchiello, si è ulteriormente abbassata, quindi aggravando il problema, che vuol dire che sarà quantitativamente più importante l'intervento, non diverso, ma solo quantitativamente più importante, quindi serviranno più mesi. Gli spettacoli si terranno alla Vitrifrigo Arena e al Teatro Sperimentale. Nel 2024 si tornerà a regime come disponibilità dei teatri. Diciamo la situazione ottimale che ci aspettiamo di poter trovare dall'estate 2024, quindi per l'anno più importante anche del Rossini Opera Festival nella capitale della cultura, con ovviamente ancora in parte la Vitrifrigo Arena per alcuni spettacoli, il Pala Scavolini che dovrebbe essere consegnato per la primavera del 2024, la Sala Repubblica di cui abbiamo già detto e anche il ritorno possibile dell'Auditorio Pedrotti che ha contribuito a fare la storia del festival. Si inaugura domani alle 11 la BIT, la Borsa Internazionale del Turismo a Milano, che terminerà il 14 febbraio. La Regione Marche, sempre presente all'evento, punta sulle mani stellate dei cuochi che brillano nella guida Michelin. Davide Di Fabio, Stefano Ciotti, Enrico Recanati, Nikita Serghe, Pierpaolo Ferracuti, Enrico Mazzaroni. Oltre ai singoli comuni che porteranno le proprie bellezze, c'è un progetto inclusivo che riguarda l'Università San Domenico di Fermo con il team di Osmed. Le Marche diventeranno una terra per turisti sordi. Siamo alla pagina sportiva, la sigla del nostro contenitore, poi la linea passa ad Andrea Busiello che ci ha raggiunto in studio.
La notizia del giorno è la vittoria dell'Ascoli nella prima da allenatore di Roberto Breda, subentrato a Cristian Bucchi in settimana. La rete di Colo Colo a inizio ripresa stende il Perugia al Del Duca e permette ai bianconeri di allontanare la zona playout. Sabato con tante sfide invece nei due gironi di promozione. Promozione girone A, Moglie Vallesina Osimo Stazione 2-0, Atletico Mondolfo Sant'Orso 0-1, Ferminianese Urbania 2-2 e Barbara Villa San Martino 0-1. Nel raggruppamento B, Monterubianese, Atletico Centobuchi rinviata per neve, Cluentina batte Castel di Lama 2-1 nell'esordio di mister Marinelli in panchina, Aurora Treia Grotta a Mare 2-1, Corridonia Matelica 0-4, Casette Verdini Monticelli 2-1, Futura 96 Monturano 3-3, Trodica batte Passa Tempese 2-1. Ricordiamo domani alle 14:30 il derby Fermana Ancona, ma ci sono anche Vispesaro Rimini e Lucchese Recanatese. Un servizio tra sport e costume. Ora tornerà nelle Marche a giugno la Mille Miglia, c'è grande attesa ovunque e soprattutto nel pesarese che vanta una lunga e appassionata tradizione dei motori. Sentiamo Camilla Cataldo e poi di nuovo linea a Manolita. Le Marche si preparano ad ospitare una delle corse d'auto d'epoca più suggestiva del mondo. Il 14 giugno la Mille Miglia 2023 sfilerà per le vie della nostra regione. La seconda tappa passerà a Pesaro e questa è una novità dell'ultima ora. E poi a Senigallia, Macerata, con sosta pranzo, Fermo e Ascoli Piceno, prima di partire alla Volta di Roma. I dettagli saranno forniti nei prossimi giorni. I motori sono un elemento identitario e strategico di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024, che si conferma sempre più terra di piloti e motori. E la notizia, fresca, è stata accolta con grande soddisfazione. Si effettueranno controllo timbro e controllo orario in Piazza del Popolo e in Piazzale della Libertà. I veicoli storici rappresentano un importante volano per il turismo, un elemento di attrazione. E Pesaro ha alle spalle una lunga tradizione legata alle due e quattro ruote. Ha visto nascere la Benelli, storico marchio conosciuto in tutto il mondo che ha da poco compiuto 110 anni, poi i piloti, Valentino Rossi, i tantissimi collezionisti, gli appassionati e presto Pesaro sarà sede di un unicum mondiale, il Museo Nazionale della Motocicletta. La Mille Miglia, più forte del Covid e infatti non si è mai interrotta negli scorsi anni, pur con tutte le precauzioni del caso, nel 2023 si svolgerà dal 13 al 17 giugno. Saranno dunque ben 5 le giornate di gara, una in più rispetto al solito. Come da tradizione, partirà e si chiuderà a Brescia, città insieme a Bergamo, capitale italiana della cultura 2023. Le 405 auto d'epoca sfileranno nelle Marche nella mattinata della seconda giornata, in un percorso complessivo di oltre 2000 km. Sì, solo per chiudere e per ricordarvi che i nostri siti UTVRS e TVRS.it sono, come vedete in questa home page, sono continuamente aggiornati con notizie dalle 5 province. Potete collegarvi e consultare i portali per conoscere le ultime notizie riferite alla Regione Marche e anche per rivedere i nostri telegiornali. Grazie per l'attenzione, il news torna domani alle 13:15, ora sigla e previsioni meteo per domani. Infissi Design, l'evoluzione della specie. Dalle nostre finestre gli alberi si vedono. Approfitta del bonus fiscale. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni.